Ma è scuro antifurto, la porta blindata. Si ho fregato la birra l'altro giorno. Oh! Che birra! Io uso la birra, perché l'host mi sembra come la bruschetta. Allora, cioè, la birra. Deve scendere. Non sa nessuno. Allora, io vi volevo qua, anche perché stiamo preparando la catechesi, quella che riguarda il rapporto uomo-donna, donna-uomo, e a voi che siete i pilastri di questo paese. Voglio capire, insomma, il pensiero dell'uomo verso la donna. La donna, cioè, ecco, secondo voi la donna, come la vedete, che come dovrebbe essere? La donna, ecco, perché non è che io nel... Sì. Allora, se me ne vado col cervello da solo, no, voi, ecco, più con i piedi per terra, che cosa? Come pensiero mio personale dico che la prima qualità che deve avere la donna è che deve essere sincera. Ma ecco, la sincerità, la sincerità è importante nella donna, perché la donna che è sincera, tu già ti fidi della donna. Sì. E quindi però attenzione, deve essere anche ottimista. L'ottimismo. Perché ti alzi la mattina, ti vedi la faccia. Perché senza l'ottimismo, certe volte tu incontri la persona la mattina, dici, guarda che è successo, giusto, tirati su l'ottimismo, bravo, è un campanello d'allarme che ha lanciato giustamente. Se posso allacciarmi alla sincerità, deve essere fedele. La fedeltà è la base di tutto, io quella proprio non l'ho calcolata proprio. Non dire la fedeltà, consentimi, anche essere amante della famiglia. Allora, la sincerità, se sei sincero sei amante della famiglia, se invece non sei sincero, ecco che là decade anche la sincerità, l'ottimismo è quello che avete detto poc'anzi. È la simpatia, dove la mettiamo? Le cose fatte con simpatia. E questa la simpatia riguarderebbe anche nel rapporto, diciamo, della donna, sì, un po' basta, mi fa fastidio quello che già abbiamo detto prima. Sì, ma non partecipi tu, cioè il tuo ideale di donna, come dovrebbe essere la donna? Dille anche la tua, scusa. Ma secondo me, diciamo che è importante ed è sufficiente che abbia una luce interiore. Che belle parole, ecco, la luce interiore che la luce interiore. Sì, mi ricordo quando apro il frigorifero. Questo concetto reale, capito, sì. Che si sono fregate le birre, secondo me. Ma da là, ma da togliere il congelatore, se no si fredda tutto quanto. Ci vediamo. Un patrino di fare, pure a me. Ma per un panino. Il panino, dai. Ma io sono contento che abbiano preso questa iniziativa, perché la messa a bordo ci vuole. Ci sta. Allora, prima una volta a settimana, adesso due volte a settimana è positivo, perché uno sta in vacanza, però alla fine, nonostante ci sia la vacanza, il momento di preghiera deve essere sempre presente, il momento della preghiera, anche durante la vacanza. Io sto parlando di un concetto che poi non riesco a capire. E quindi, mi hai fatto distrarre, io sto dicendo una cosa giusta, scusa. Ma uno si distrae per forza che si distrae. La vacanza è così, la vacanza è così. Sinceramente, io me lo chiedo, ma perché Dio le ha fatte così belle? Per forza, le ha fatte così belle affinché tu le potessi amare. Tu devi amare la donna deve essere bella, sennò tu non l'ameresti. Hai capito? Però diciamo la verità, le ha fatte pure stupide, eh? È per forza che le ha fatte stupide affinché potessero amare a te. Sennò come ti amavo se non eri uno stupido? Che coio! Fammi andare, che se ne sta andando la signorina. Ma un momento, che stavo prima io. Che è successo? Questa tristezza, questo muso, ma stai scherzando? Cioè, sorridiamo alla vita. L'Omelia stamattina diceva proprio questo: sorridiamo perché tu sorridi e la vita ti sorride. Ma io vorrei sorridere. Me? Solo che quando ci sono i pregiudizi in giro... Stanno. Da quando si è sparsa la voce che mi sono fidanzato tra i miei parenti? L'ho saputo pure io. Oh. Bravo. Non ti dico. Insomma, non hanno accettato di buon grado questo fatto qua. E ti sbagli, perché voglio dire, la tua fidanzata deve piacere a te. Oh. Non ai tuoi parenti, ai tuoi genitori, tantomeno a tua moglie. È quel che dico anche io. Scusa. Piace a te? Certo. E pure a me. Pure a te? Sì. Oh, vedi? Sei tosto, dici. Allora, è tutta un'altra cosa quando c'è un conforto dalla parte. Sono contento che mi appoggia. Sei tosto. Ma sono visto. Tondino,
quest'ora si torna? Non capito, devi dire a me, mia suocera, sì. Capito, ma mi lasci la chiesa tutta sguarnita, che se uno viene... Qual è il problema? Vuole... Sto qua. Una parola di conforto, diciamo, se è un dubbio, un'incertezza, una perplessità, cioè uno si deve rivolgere a te. Insomma, tutti questi problemi avete, che volete da me? Io non uno solo. Io sono giorni che proprio sono giù di morale e tutti dicono la stessa cosa, quindi sono venuto qua perché voglio sapere da te, tu, la tua parola è verbo. Tu mi devi dire dove si trova questo portone che si apre quando si chiude una porta. Portone che si apre quando si chiude una porta, si apre il portone. Lo sentite sta frase? Perché non la dico mai io. Ma lo dicono gli altri. Dai l'indicazione giusta, non è che dici ad Axi, il portone dove sta giustamente. Senti, questo non è, perché devo chiudere mo e non ne voglio... Vedi, si sta aprendo una porta là, vedi se sparisce, mi piace. Dai, sto chiudendo il portone io e non si apre la porta. E niente, Don Dino, questo è tutto. Comunque tu sei giocherellone, questa è la verità. Lo so, giocherellone. Non è che ce ne... Abbiamo una certa età innanzitutto. Capito. La tua fidanzata dove sta? Non la vedi sempre da solo. Ma che c'è la mia fidanzata che ci siamo lasciati? Non è un peccato. Lo so. Cioè, quanto tempo sei stato con questa ragazza? Niente, il tempo di una pizza. No, che è il tempo di una pizza? Siamo stati insieme un anno? Appunto, 4 stagioni. voglio dire. Quel senso là. Abbiamo anche la prosciutto e funghi se vuoi. Ah, c'avete prosciutto e funghi? Sì, però. E il panzerotto li fate? Al forno. No, fritti. No, vabbè, anche al forno. Vabbè. Allora io ordinerei. Da bere? Una birretta. È Maradona del Sud. Vabbè, a te ti chiamano Trinitapoli. Cercavo proprio a te, cercavo proprio a te. Ti devo parlare. Servo vostro. Ci lasci soli per piacere. Prego, Don Dino. Grazie, gentilissimo. Ascoltami. Tua moglie è venuta piangendo. Non è possibile. Vi ho sposati io. Tutto l'amore possibile immaginabile. Tu prendi la lasci. Non è possibile. Siete una coppia perfetta. E difatti ci chiamano Albagno e Romina. Ma se va a scherzare, pensi. Ma perché? Io vi conosco bene. Secondo me voi siete fatti l'uno per l'altra. E difatti. Lei è fatta per uno. E io sono fatto per l'altra. E a pensarci bene, io ho un appuntamento fra un quarto d'ora con un'altra ancora. Che mi fa fare tardi, Don Dino, corri! Non ti perdere questa occasione. Don Dino, io mi voglio confessare. Perché tu devi confessare? Ho peccato. Sì. Quando uno ha peccato, diciamo, se lo sente che ha peccato, è giusto che subentra la confessione. Perché molti peccano, non ne frega niente la confessione. Invece in questo caso... No, io ho peccato. Che cosa hai fatto? Mi sono sposato. È mica un peccato. Sì, ma comunque io me ne pento. Allora subentro la confessione. Non ne parliamo i soldi che ho speso. Ma io te lo dissi, La sale, poi per fortuna. Bomboniere. Sì. Sto facendo gli addominali, sto facendo. Fratello, sempre di corsa, dai, sediti qua, parliamo un po'. Che bello. Siete, non ho tempo, Don Dino. Che è successo? Non lo so, Don Dino. Oggi è una giornata strana. Prima trovo questo cappello pieno di soldi. Poi ci sta uno che mi sta inseguendo con la chitarra. Non lo so che cosa vuole. Ehi, ci vediamo un altro giorno. Andate piano. Questo fuggi. Avendo sperato che le mie parole fossero... Allora, Don Dino, per piacere, spiegaglielo tu, perché io sono arrivata al limite, questo non capisci. Ma io tante volte in chiesa, diciamo, parlo del rapporto uomo-donna, donna-uomo, diciamo, la famiglia, faccio queste riunioni con tutte le coppie, lui e lei, marito e moglie, diciamo, anche compagno e compagna. Lei partecipa perché, voglio dire, è cresciuto con le catechesi che io facevo, che hanno dato una certa cultura matrimoniale. Ma tu, non si è picchiata a questo? Vabbè, Don Dino, non si dice, lo picca la vaniglia, non è neanche colpa sua, sinceramente. Devo spiegare che nella coppia bisogna darsi, la donna si dà all'uomo, si dà, se no, anzi, quello che dai tu a lei lo moltiplica, non lei, perché sì. Cioè la donna moltiplica tutto quello che viene dato dall'uomo. E sì, ti faccio un esempio, scusa, quando l'uomo dà l'amore, la donna che cosa ti dà?
ti dai i figli. I figli. Quella è la cosa più importante, l'ABC del matrimonio. Tu hai dato amore. Ecco, il frutto dell'amore qual è? Grazie alla moltiplicazione. Non è la banana, è solo il frutto. Quella canna. Non ci stai scherzando, mi viene da ridere, se no questo già non capisco. Vabbè, ma perché lo devi spiegare? Hai capito? Tu, un esempio banale, perché è meglio l'esempio banale, che tu gli dai la spesa, no? Dici, amore, questa è la spesa. Anche lì la moglie viene moltiplica. Cioè, dalla spesa vengono fuori le prelibatezze, il cibo buono che crea la moglie. Faccio la festa, perché ha capito, ma non ha capito niente, non ha capito. Anche un sorriso, basta che tu le dai un sorriso e lei che così ti dà amore per tutta la vita. Oh, non è che stiamo a parlare, la donna moltiplica quello che tu le dai. Hai sentito? Quindi se mi dai problemi, è meglio che ti prepari. Anche questo è vero. Giustamente. Scusa, non dico, quest'ultima cosa veramente non l'ho capito. Va bene, la capirà, la capirà. È tutta la storia aperta.